È finita in parità la sfida tra Valdinievole, Montecatini e Signa dopo 90 minuti combattuti su tutti i fronti. I fiorentini erano arrivati allo stadio termale con l'intento di restare in testa alla classifica, ma si sono trovati davanti un Valdinievole Montecatini caparbio e capace di non far ragionare l'avversario. Tanto che sono stati proprio i biancocelesti ad andare in gol per primi con Gori nel primo tempo. Poi la partita si è svolta nelle parti centrali, soprattutto i portieri non sono stati tanto impegnati. Nella ripresa poi il gol dell'ex Tempesti che ha rimesso le sorti in parità. Sicuramente un punto guadagnato, sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Il risultato è giusto perché l'avversario che avevamo di fronte è un avversario di spessore, al quale auguro il meglio perché mette in campo delle qualità che a me piacciono molto, l'agonismo, la determinazione, ha alcune individualità importanti, quindi complimenti all'avversario, complimenti ai ragazzi, un punto guadagnato sicuramente all'interno di un risultato giusto. Lo stop di Gori, si può ipotizzare cosa c'è stato, che abbiamo visto uscire No, dolorante. è prematuro fare valutazioni, speriamo non sia nulla di serio. Gabriele si sa gestire, quindi spero sia fermato in tempo. Hamza, che l'ha sostituito, non ha demeritato. No, assolutamente, anzi, Anza è il monito per tutti quelli che subentrano a rimanere concentrati perché si diventa protagonisti anche in una frazione di gara.